a te e a tutti ciurma e benvenuti da giocherini in questo nuovissimo episodio su Child of Light. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno su questa serie dopo tanto tempo effettivamente ragazzi. Oddio, non tantissimo, però insomma sono diversi giorni che non torno su questa serie. Perché? Perché sono usciti quasi contemporaneamente l'episodio su The Walking Dead e l'episodio su Life is Strange. Quindi ben sapete che insomma quelle serie, avendole già iniziate, hanno la precedenza tra virgolette, per cui quando escono quegli episodi lì do prima la precedenza a quelle serie lì, per cui non avevo alcuna intenzione di abbandonare questo gioco qua, di cui ovviamente non mi sono dimenticata. L'ultima volta avevamo affrontato una dura boss fight con il boss che è uscito effettivamente da qua sotto. Non ci resta quindi ragazzi che riprendere da qui. Ci ricordiamo che noi stiamo cercando di andare verso il più basso del basso, per cui caro Lucciolino, cara Aurora, cara Rubala, caro Tristis, cari tutti quanti ragazzi, vi sono mancata perché voi mi siete mancati. Io spero che voi non vi siete dimenticati di me. E questi abissi dove ci condurranno mai? Da nessuna parte ragazzi, perché il vicolo finisce qua. Bene, io che pensavo di dover andare qua sotto, ma pensate che roba. E allora dove dovrò mai andare? Non lo so, se tiro questa leva cosa succede? Cosa è successo? Non lo so. Ah, forse si è aperta sta porta. Non lo so, ragazzi, non ci ho manco fatto caso. Cioè, veramente, scusatemi, ma cioè, quest'ultimo periodo sono abbastanza addormentata. L'unica cosa che mi ricorda è, porca vacca, quest'acqua. E che... Opa! Oh, ma la dose di Valium ogni tanto no? Quello che mi ricordo, ragazzi, è che se non sbaglio, una delle ultime volte che ho giocato a questo gioco, mi ero messa da sola a livellare. Per cui, di regola, i nostri personaggi dovrebbero essere abbastanza cresciuti. Gli avrò assegnato anche altre abilità. Insomma, adesso non ricordo precisamente perché purtroppo sono passati un po' di giorni, però... siamo nel posto giusto, mi sa, eh? Dovremmo essere sulla strada giusta. Se non sbaglio, madonna quanto era stata. Era stata abbastanza dura quell'ultima boss fight, ragazzi. Me lo ricordo proprio come se fosse adesso, perché quasi mi veniva tipo da bestemmiare. Però ho cercato come sempre di mantenere la calma. Ci siamo, attenzione. Questa porta raggiunge il Palazzo del Sole. Mai era stata serrata, fin dagli albori. Nel blu qualche indizio vediamo. Beh, lì ci sono i quattro esploratori. Ok, per cui non ci resta che fare caso a questo piccolo enigma. La tenebra a questa porta è riuscita a sigillare. Per aprirla terminiamo l'eclissi del disco solare. Ok, per cui immagino che dovremo quindi terminare l'eclissi, bla bla bla. Allora, di qua cosa c'è però? Aspettate un attimo, apriamo prima questo. Dopodiché, Lucciolino, ti tocca aprire quello scrignetto piccoletto. Qua le pallette continuano a girare proprio come se nulla fosse, tranquillamente. Lucciolina, acchiappa questa palletta che già mi sta, eh? Allora, noi ci ricordiamo ragazzi che siamo effettivamente alla ricerca del sole, perché la luna l'avevamo già trovata. Allora, caro Lucciolino, che cosa avrà mai voluto? Ah, dov'è che devo mandare ste ombre? Allora, come possiamo vedere ragazzi, tutti loro hanno qualcosa in mano. One eternity later. Ui! Il primo si è acceso così a caso. Il cammino dell'eclissi è quello che va preso. E vabbè. Però ragazzi, ah, mizzica, se io avessi osservato meglio le figure che ci sono sulla parte sottostante al cancello, avrei notato che appunto ci sono delle cose simili alle ombre. Sono stata qua tipo 10 minuti come un imbecille. Il secondo dovrebbe essere questo qua, che dovrebbe andare qua. Ok. Il terzo dovrebbe essere questo qua, la lancia che va ovviamente qui. E il quarto, ma non meno importante, eccolo qua. Ci siamo, per fortuna raga, alla fine ci sono riuscita. Oh, ma che bello. Non ci rimane che andare al Palazzo del Sole. Promette bene. Ah, chi ci vivrà mai al Palazzo del Sole? Re Tritone? Ariel e le sue tipo 10.000 figlie che si chiamano tutte con nomi che iniziano per A? Non lo so, però aspettate, qua sopra possiamo andare. Oh mio Dio, tu non avrai intenzione certo di attaccarmi adesso, mi auguro, eh?
Perfetto, allora qua si può aprire il cancello. Vieni qua, lucciolino. Apri un po' la portella. E poi niente, perché mi sa che se non tiro qualche leva, mi sa che da qua non mi muovo. Per cui mi toccherà andare di sopra, cercare di evitare i nemici per quanto possibile, almeno per adesso. Ok, infatti, ragazzi, vediamo che c'è un tempo anche quella porta lì. Non so se farò in tempo. Sono stata troppo lenta. Spero di... No, porca vacca, ci stavo! Lucciolino, vai già lì. Oh! Non so se vabbè, domani. Dai, Madonna, di nuovo, per un pelo di sedere. Però questo nemico lo voglio affrontare, ragazzi. Sembra figo. Imboscata, gli sono andata addosso io. Ui! Mi sa che mi sono messa in un mare di cacca. Cioè, questi mi stanno a fa la pelle. Non è possibile. Cioè, non so se ci rendiamo conto, ragazzi, del fatto che ho dovuto abbandonare la battaglia. Non so se ci rendiamo conto di quanto è appena accaduto. Io spero che tutti ci rendiamo conto di questo. Io me ne rendo conto, purtroppo, ed è una cosa tristissima. Se non sbaglio, dovrei avere qualche polvere di qualcosa. Allora, polvere dei punti magia, direi di darne uno a Finn e darne uno a Rubella, perché sono quelli... Oddio, anche Aurora è vero, usa la magia, però vabbè. Polvere della forza, direi di darla a Rubella, che ne ha meno di Aurora. Polvere della magia, direi di darla appunto a Finn e di darla anche a Jen. Ok, poi polvere della difesa magica. Quello che ne ha meno, ragazzi, è il povero Angus. La darò a lui. Polvere della velocità. Direi che la darò ad Aurora. Forse è fin troppo lenta. Ok, ho assegnato tutte le polveri. Qua possiamo aprire senza alcun intralcio. Di qua che cosa abbiamo? Allora, pure sto posto di nuovo si sta facendo grandicello, Poi uno dice, te perdi. Sì, ma sapete che il mio senso dell'orientamento fa altamente cagare. Allora, qua, ecco. Non volevo entrare in battaglia, però vabbè. Sono due, dai. Ce la possiamo fare. Ah, lui sta per morire. Niente. Beh, intanto mettiamo Rubella, poi sostituiremo Robert con Finn. Toh, interrompiti, stronzo. Ok, almeno li abbiamo rallentati. Almeno siamo riusciti in questo. Cambiamolo con Finn, perché ci serve per forza contro lo stronzo di ghiaccio. Aia. Avanti così, va. Non è che gli fa chissà. Ah, vabbè, ma quello è vulnerabile. Sì. Le magie di luce, mi serve Aurora. Ok, lui è andato. Aurora, entra in campo tu, per favore. Perfetto. Intanto gli do addosso anche con Rubella, che comunque è più veloce. È riuscito a schivare il suo attacco. Non ci sto a credere a quello che hai fatto, pezzo di merda. Ero riuscito a togliermela dai piedi. A togliermelo dai piedi, tu sia maledetto. Mori, perché è quello che te meriti. Pure te tanto, te manca molto. Sta pronto. Perfetto, andato. Almeno. Perfetto, almeno sta battaglia. Insomma, stavo dicendo che qua c'è una cassa che non so cosa dovrebbe mai servire, visto che noi sappiamo volare. Però potrebbe dover servire a qualcosa. Non vorrei buttarla troppo giù, però già l'ho buttata giù, quindi comunque non potrei riportarla su. Dobbiamo vedere, ragazzi, di andare da questo lato e vedere che cosa dobbiamo fare. Allora, di qua più avanti non si va. Non ci credo. Quello che ha fatto. Niente, mo proprio per puntiglio gli devo far fuori tutti. Ok, ciao. Prenditi questo dritto dentro il deretano. Non sono vulnerabili alla luce. Ok, questo è chiarissimo. Proprio chiaro come la luce del sole. Dai, fatemela fuori. E basta. Ma quanto sono veloci sti stronzi. Me l'hanno fatta fuori, raga. Mi serve Robert per rallentarli, raga, perché così non è così. Sì, sempre se non me lo interrompono. Speriamo di no. Porca vacca, ha fatto in tempo a colpire prima. Madonna, che palle, oh. Ah, che cavolo saranno vulnerabili questi? All'acqua? Non lo so.
No, nemmeno. A che sono vulnerabili sti stronzi? Non lo so, sinceramente non lo so. Al fuoco, proviamo col fuoco. Le sto provando tutte. No, manco. Boh, vabbè. Diciamole sì. Non so se c'è. Vabbè. Angus. Proviamo con Angus, magari risolve un po' la situazione. Toma, ok. Uno è andato, è entrato in campo Angus, ragazzi. Uno già è morto. Ci va bene così. Oh, perfetto, meno male. Almeno, minchia, speravo potessero salire di livello. Vabbè. Aurora, Finn, Rubella sono saliti di livello. Almeno, insomma, fa sta cosa servita a qualcosa. Di qua comunque è tutto chiuso. Per cui mi sa che non ci resta che andare ancora più su, perché sotto comunque la porta era chiusa, ragazzi, ricordiamoci. Apriamo questo e dopodiché, oh, l'uccellino, per favore risolvi questo problemino. Io che penso di essere pure simpatico, pensate un po'. Allora, tu state un attimo al tuo posto, per favore, perché devo vedere che cosa devo fare. Mi sbrigo anche con questo, faccio prima. Oh merda. Tu muori allora, diretto proprio così. Tu pure muori, mamma mia, l'ha fatto fuori proprio in 2 secondi. Meraviglioso. Ah, minchia, così però non ci sprighiamo mai più. Finn! Ci serve il tuo intervento, per favore. Fulminalo! Oh, così si fa! Bam, bam! 2 colpi e bam, bam! Ok, anche gli altri ragazzi continuano a salire di livello, finalmente. Ecco fatto. Allora, pure questi ce li siamo tolti dai piedi, effettivamente. E pure questo potrebbe essere un gran bel problema senza l'uccellino. Se non ci fosse l'uccellino, ragazzi, che cosa faremmo noi? Saremmo proprio nella cacca vera e propria. Oddio, stavo per andare addosso alla punta. Ok, vediamo cosa abbiamo di qua. Allora, ecco, questo infatti sarà un gran bel problema, perché senza l'uccellino, insomma, è un gran bel problema. Ok, ce la siamo cavata col fatto che, cioè, dopo aver subito un danno magari non ne subisce subito un altro. Però, se apro qua. Ok, mi apre ovviamente questa porta. Ma qua sotto cosa c'è? Pallette, che ovviamente non prenderò perché è chiusa la porta. Ah, che meraviglia. Qua sotto cosa c'è? Ah, qua ci serve la cassa. Attenzione. Questo non ha un tempo. Mi auguro di no, sembrerebbe di no. Per cui porteremo questa cassa con noi, sempre se si lascia portare con noi, perché sembrerebbe essersi proprio rifiutata categoricamente. Figlia mia, devi venire con me. Devi adempiere i tuoi compiti. Devi tenere premuto quel pulsantone. Va bene, non fare storie, perché sennò, non lo so, ti faccio pisciare addosso da 10 cani. Ecco, facciamo cosa? Ecco fatto. Oh, perfetto. Tenere la scatola lì ci permette di aprire qua e di vedere che cosa abbiamo qua. Non possiamo interagire con questi vari, come si chiama, ingranaggi, sembrerebbe. Per cui apro semplicemente la cassa e torno di sopra. Che cos'era che apriva questa porta? Questa leva. Ok, per cui attraverseremo questa porta. Oh merda, miseriaccia! Sarà un grosso problema questo. Spero di non dover stare qua per forza 3 ore. Ci ricordiamo che lei ci ha traditi, ragazzi, ci ha ingannati. Oh, per le stelle, Aurora, guardati, bianca la pelle e chiome splendenti. Che disgrazia il tuo basso lignaggio, ha dato vita a capelli sì lucenti. Ma mai principessa ha insozzato le sue vesti, mischiandosi con vermi e individui molesti. Oh, a chi stia a chiamare vermi, fammi capire. E i miei amici? Come osi insultare i miei amici? Brava Aurora, diglielo, avrei detto lo stesso, anzi io forse l'avrei pure insultata. E tu cosa sei? Di uno scherzo la figlia? Traditrici come te s'ammantan di fanghiglia. Basta! Aurora, sei una vera sciagura. Sei proprio un malanno e io son la cura. Certo, tu sei la cura per la diarrea.
Infatti, vedi? Ha scurrato. Guarda tutta la puzza che ha lasciato in giro. Oh, Gesù. Oh, merda. Oh, merda. Oh, merda. Ah. Oddio. Mi sa che mi devo sbrigare, no? Mi sa proprio che mi devo sbrigare. E che cos'è che dovrei fare? Sentiamo. Oddio, raga. Questo potrebbe essere un grosso problema. È un grosso problema, effettivamente, perché non so cosa fare. Non so che cosa devo fare. Ok, io intanto, ragazzi, vado rapida. Cioè, qua non apro praticamente nulla, tipo. Però è su che devo andare, per cui... Ok, questo servirà ad aprirne uno, immagino. Ah, ok, devo girare, perfetto. No, 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 gira, gira, gira. Ok, ok, ci siamo. Ok, questo è a posto. Non so se farò in tempo. Non so se farò in tempo. Lucciolino, muovite. Lucciolino, muovite. È tutto tipo nelle tue mani. Perché... Oddio. Allora, ci deve essere un'altra leva di là, ragazzi. Cerchiamo di stare attenti a non beccare nemici random, perché ce ne sono disparsi qua in giro. Ok, spero di fare in tempo, spero di fare in tempo, spero di fare in tempo. Lo scrignetto, l'uccellino, forse potresti fare in tempo ad aprirlo. Sempre se intanto non muoio anche in mezzo alle porte che mi si sono chiuse in testa. Ci siamo. Oh, merda. Mi sa che mi tocca, raga. Possiamo farcela, non ci ferma nessuno. Andiamo giù di folgore, forza. Boom. Minchia, speravo lo facesse fuori una volta, vabbè. Va bene così. Oddio, cioè non va tanto bene però. Fa niente. Continuiamo per la nostra strada. Tu mori, ciao, proprio così. Proprio, anche a te lo adoro. Sta arrivando, figlio mio. Prega, ciao, ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non ci resta che girare quella maledetta leva. Jen è salita di livello. Ok. Ok, muoviamoci perché... Oh, no, 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 no. Gira, di là. Ok, ci siamo, perfetto. Stiamo per morire, raga, ve lo dico proprio così. Con tutta la tranquillità del mondo. Muovite, lucciolino, mannaggia la miseria. Cioè, siamo rimasti effettivamente con proprio poca vita, ragazzi, eh. Ok, qua l'aria è pulita, almeno. Oh, è scurrato anche qua. Oh merda, oh merda, oh merda. Sta cosa, merda, prendi quello. Ok, sta cosa mi piace, non mi piace. Non mi piace per niente proprio. Ok, ok. Ok, perché ci stanno a da tutti. Ah, vivifica, ragazzi. Ci stanno dando un sacco di pozioni e ste cose qua. Non lo vedo per niente come un buon segno. Anzi, vi dico solo che mi sto cagando addosso, perché sarà, mi sa che sarà una dura battaglia. Andiamo. Non ho idea di cosa aspettarmi. Con i tuoi trucchi non mi fermerai, nemmeno con le tue scurre fetide. Tu regina non sarai mai, e con la tua famiglia perirai. Non temere, coi tuoi cari ti riunirai. Noi prevarremo e scampo non vi daremo. Ci siamo, raga. Che forma assumerà? Ah, boh. Madre mia. Ai, ai, ai. Oh, mio Dio. Dio, se fai schifo. Dicevi a me che sono sozza e lurida. Allora, aspettate, raga. Qua bisogna colpire i tentacoli. Attenzione. A cosa sarà vulnerabile? Non lo so. Al fulmine? Direi che forse è il caso di cominciare a colpire i tentacoli. Aia. Aia. Interrotto. Ah, vabbè, meno male che almeno Finn non me l'ha interrotto, per fortuna. Ok, è vulnerabile al fulmine, ragazzi. Almeno questo l'abbiamo scoperta. Ammazza calidata. Oh, mi serve Robert. Devo rallentarlo. Speriamo non ci metta troppo. Merda, non ci mette troppo. Testa di, porca pupazza. Ecco, ho colpito lei, ho sbagliato. Interrotto. Ovvio, quello che la doveva rallentare. Porca miseriaccia, che schifo, che palle. Continua a ruttarmi in faccia. Oh, ma tu fra rutti, scurre. Non ti vergogni manco un po', dico io. Ho sbagliato, ragazzi, perché non devo colpire lei, ma i suoi tentacoli maledetti. E che l'intralcio più è troppo lento. È troppo lento. Niente, sta per andare. Stiamo per dire addio alla nostra vita. Ok, ci siamo riusciti. Almeno siamo riusciti a rallentarla, ragazzi. Ok, continuiamo a colpire i suoi tentacoli schifosi. Io spero di stare facendo bene a colpire i tentacoli, almeno mi auguro. Mi serve Rubella col suo colpo più.
Bam. Ok, dai, non malissimo. Il problema è che quando sono tanti nemici, in questo caso tanti tentacoli pure, ragazzi, è un problema. Continuiamo a dare addosso a sto cavolo di tentacolo che sembra non subire danno alcuno. Curiamo il nostro amico Finn intanto. Però se c'è la possibilità, ragazzi, di colpire pure i tentacoli, un motivo ci deve essere. Oh, non so se sto a fa bene o fa male, sinceramente, ragazzi, non lo so. Bam. Mazza, a lei non le fa proprio niente, Rubella, eh. Proprio niente. Ovviamente adesso colpirà lui. Io non so chi colpire, sinceramente. Niente, sto colpendo, cioè, cose a caso. Totalmente a caso. Ecco, ovviamente, porca la pupa. Ah, e tra l'altro non è manco più rallentata. Adesso sì che siamo a posto. Robert, mi servi di nuovo tu? Spero che faccia in tempo. Ovviamente no! E porca miseria, che palle! Cioè, quando succede così, ragazzi, mi viene proprio troppo nervoso. Cioè, è sempre più veloce, sempre. Ok, sta andando a fuoco, non lo so, puzza di bruciato qua. Niente, devo un attimo toglierlo, ragazzi, perché Robert sta per abbandonarci e non posso permettermelo. Ecco, ha schivato. Vaffa, il primo attacco di Angus! Minchia, che nervi, madonna che nervi, ragazzi, che mi stanno a venire troppo, 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 eh. Non ho manco potuto rallentarli di nuovo. Che palle. Che schifo, basta litarmi addosso, me l'ho appena curata. Ecco, ovviamente è sempre più veloce dei miei, sempre. Non ce la farà. Ecco, infatti. Ok, un tentacolo almeno. Almeno, e dico almeno, è andato. Mi serve Robert, per forza. Devo rallentarlo il più possibile. Non ce la farà. Non ce la farà. Ovviamente no. Minchia, che palle, raga. Che palle, eh. Che palle che è sta storia. Se non ce la fa mo è il colmo. È il colmo se non ce la fa adesso, eh. Miracolo che ha scelto di colpire lei. Ah! Ovvio! Minchia, il nervoso che mi sta a venire! Il nervoso che mi sta a venire! Devo cercare di calmarmi perché sennò sclero, ragazzi, ve lo giuro. Avrei dovuto interromperla, lo so, perché adesso me lo colpirà di nuovo! Cioè, non può essere così lento, dai! E rallenta sto pezzo di merda! Minchia, che palle! Allora, mi serve Finn, per forza. Con folgore, facciamo fuori pure sto cavolo altro di tentacolo. Perché sennò qua non ne veniamo fuori. Dobbiamo curarlo a tutti i costi. Spero non lo faccia fuori. Dai, è così. Dai, è così perché mi sa che sta fumando. No, aspetta, quello era il vapore di dietro. Ok. È andato, ragazzi, per fortuna. Anche l'altro tentacolo. Ma sinceramente non so con chi dargli addosso. Sarà vulnerabile anche la testa al fulmine. Meno mi auguro. Vediamo. Ok, sì. Minchia, è diventato lentissimo, eh. Vabbè, meglio per noi. Mi stupisce, cioè, cosa strana che sia così lento, effettivamente. Non abbiamo più punti magia. Bene. Dai, è così. Allora. Dobbiamo usare la pozione magica su Finn perché non ne ha più di punti magia. E quelli ci servono sì o sì. Colpiamolo prima che ci colpisca lui. Però non l'ha interrotto, ovviamente, quindi è stato inutile. Però vabbè, facciamo in tempo a colpirlo di nuovo con Finn. Mazza, intenzione di alitarmi di nuovo in faccia. Madonna. Madonna, raga. Per un pelino di sedere, non me l'ha fatta fuori. Per un pelino di sedere. Boom, avanti così, avanti così, avanti così. Ne ha schivato, ovviamente, non poteva interromperlo. Idale. Con sta puzza d'alito tremenda. Avanti ancora con folgore, dai. Dovrei morire prima o poi. Non lo interrompe, eh. Allora, quando si tratta dei miei con nemici, questi non si interrompono manco per il cavolo, in pratica. La morale è quella lì. Fatto in tempo a parare le chiappe a Finn. Nel caso dovesse decidere di attaccare lui. Ovviamente no.
attacca quello che ha meno vita. Non dà segni di cedimento, ragazzi, eh. Ok, adesso sì. Perfetto. Ci tocca curare Rubella, perché senza Rubella potrebbe essere un po' problematico, ragazzi. Avanti così. Scusa, perché adesso, cioè fino ad un attimo fa sembrava stare male, adesso no? Cioè sono stata scema io, forse che ho visto male, non lo so. Niente da fare. Avevo detto, sta mostrando segni di cedimento, sembrerebbe di no. Tanto dovrai morire pure tu, no? Cioè ti ho tolto 700 punti vita, Dio santissimo. Ci serve Angus, che magari è un po' più efficace, perché se no qua... Oh, almeno... Oh, sì! E vai! Woohoo! Altro boss sconfitto! Ok, immagino che saranno saliti tutti di livello. Ovviamente sì. Ok. Meglio per noi, le nostre fatiche sono state ripagate, per fortuna. Oh oh. Mai più giovane figlia, la mia discendenza è perduta. Colpa di una sciocca e della sua banda sparuta. E sole! Sì, raga, ce l'abbiamo! Ma santo sei bella, oh! Mocciosa, rissosa e impertinente. Io con te sono troppo clemente. Dammi la luna e le stelle, va bene. E andrei da tuo padre immediatamente. Oddio. E io mi dovrei fidare. Papà, non ci credo, è un miracolo vero. Aurora, tesoro, torna da me. Oddio, non mi fate vedere queste cose che mi si strazia il cuore, vi prego. Senza di te, morirei, sono sincero. Papà, ti voglio bene. I lemuriani non lascerò morire. Mia piccola, piccola Aurora. Brava. Morto, vi prego, ditemi di no. Adieu. What? Ah, ti ha dato quella corona. Ah, Lemuria appartiene a me. Io tutti libererò da te. Diavolo succede, raga? Ruccellino! Oddio, spero che il padre non sia morto. Dove vai, oh? Madre, raga! I nostri amici, raga, quelli che abbiamo incontrato durante il viaggio.
luna, il sole e le stelle. Le stelle erano i nostri amici, che bello, oddio. Mirate di Lemuria la principessa, madre. Oh. Ciao, piccola Aurora. Sogno o son desta? O è una magia? No, è la realtà, piccola mia. Son qui. Il mio cuore è gonfio, davvero. Ho tante cose da dirti. Capitano, io. Tu hai combattuto per proteggere la principessa. Abbracciami pure, fratello. Avo. Finn, hai affrontato l'oscurità. Ora sei un uomo. Non una nullità. Oh. Margaret, possiamo stare un po' insieme? Sono molto impegnata, non so. Oh. Ma forse del tempo per te troverò. Umbra incombe, è vicina. Finché non cadrà, Lemuria in pericolo sarà. Va, esci nobilmente di scena. A te, principessa, serve un castello. Forse. Ma come volarci in fretta? Ci penso io. Aurora, la figlia esiliata. Questo ci unisce dall'alba dei tempi. Scacciata e costretta a vagare tra debole gente comune. E perché quella folle andò via da Lemuria? Mai lo capirò. Assassina! Giustiziera! Noi siamo la civiltà vera. Da Simbel il saggio discendo. Tu da Eren il conquistatore. Noi esploratori il mondo ottenemmo. È un premio. È un onore. Principessa, benvenuta, erede al trono. Principessa, ma no, solo Aurora io sono. La pietra in polvere si è trasformata. Le stanze vuote saranno. Quel che era un tempo, ormai è passato. La fine di una nazione. I Lemuriani sono sopravvissuti e senza di te ricominceremo. E tu daresti la terra alla gente qualunque? Noi combattiamo per il bene di chiunque. Giusto, questa è una lotta più grande di quella per la mia famiglia. Ma la mia spada anche per i popoli brandirò. E per i Kategida. E per gli aerostati, per i capilli. E per tutta Lemuria. Insieme, noi non ti temiamo. Farò ciò che a mia madre non riuscì. Fermerò questa folle eresia. Questa terra è mia e la governo così. Nessuno me la porterà via. In Austria riscampate i miei veleni ormai, ma ora ultima della stirpe di Erin, perirai! Oddio. Oddio. Allora, fermi un attimo, raga, perché qua è incominciata, credo, quella
che sia l'ultima boss fight. Mi rendo conto qui che quindi a quanto pare sono estremamente vicina alla fine, ragazzi, ma non so quanto tempo potrei metterci a appunto sconfiggere quest'ultimo boss, per cui lascerò quest'ultima impresa al prossimo video, che probabilmente sarà l'ultimo. Che dire, è stato, ragazzi, un momento veramente molto molto emozionante e commovente. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!